Ok. Sapevo che mi dava qualcosa in cambio. Dov'è il coglione? Dov'è l'anziano? Il vecchietto su tutto io non so dove cavolo è. Vecchietto su tutto io, dove diavolo sei? Non sei questo, no? No. Ha detto, è il tuo primo inverno. Ah, eccolo. A volte bisogna poter resistere senza ricorrere alla violenza. Una minima modifica alle sostanze chimiche destabilizza la miscela, erode la solidità strutturale e sviluppa la muffa. Ah, i sistemi di sicurezza? Fatto. Bene, Shimshon, com'è che ti chiami? Blazkowicz. Blazkowicz, sì, Blazkowicz. Ora che la sicurezza è disattivata, potrai superare il cancello, attraversare la fabbrica oltre il cancello blu e raggiungere il blocco 6, dove è situato l'edificio di comando. Infiltrati e recupera una batteria di Tronic. Fai in fretta, prima che qualcuno si accorga di cosa hai fatto. Be'Hatzlacha, Ingola. Quello cos'è? Buona fortuna. Ok, trova una batteria del Tronic. Vabbè. Energy, non dire altro. Tra l'altro i sistemi di sicurezza sono inutili, c'è una mitragliatrice sopra la porta che non ha fatto nulla. Ok. Che figa sta cosa della prigione, eh. Varietà, la varietà c'è. E mi garb. Penso che garbi anche a voi questa piccola varietà di cose da fare, diciamo, e di ambientazione. Edificio di comando del campo. Passiamo da qui, tanto sicurissimo che bisogna fare questo giretto. Magari anche dall'entrata principale si può entrare, ma credo che questa sia la scelta migliore, no? Te la gente che flirta. La batteria deve essere qui da qualche parte. Non so chi mi preoccupa di più. Ecco. Dio, mi è andata bene, gli ho lanciato un coltellino. Forse che non è suonato nessun allarme. Che culo. Pensavo non se ne accorgesse. Cioè, credo sia anche normale. Ti ammazzo il cane a fianco a te e non te ne accorgi. La stanza di Frau Wengel. Sento il suo profumo. Mica lo sapevo che c'è sempre qualcosa dietro i quadri, me lo sento sempre. No. Ma no, nessun codone. Nessun codicione. Guarda qui. No, non ci sono codici qua. Sono sicuro che è qui intorno. Boh. Non so cosa ho raccolto. Questo non si può. Ok, devo averlo raccolto dalle cose. Dal cassetto. Pistolatore Ganze. Beh, c'è di buono che crepa subito. E questo non è buono, di più. Anche a distanza li posso fregare, almeno. Perché ci sia qualcun altro. Non sono solo. Fatemi esplorare bene queste stanze per vedere se c'è qualcosa di significativo.
sbrilluccicante che può tornarmi utile. Noppolo, 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 noppolo. C'è le finestre aperte. Forse qualcuno ha mollato una quaglia, per quello sono aperte. Non so dove cacca non andare. Mine. Oh, lo becco sempre le gambe e lo ammazzo. Fino a qui tutto bene. C'è nulla qui. Tanto sicuro è una roba tipo al piano di sotto dobbiamo andare. Sono quasi sicuro. Coltellino, no, che c'è in culo. Però passo un attimo da qua. Ma qua si va al piano di sotto. Aspetta, vado da questa. Prima voglio vedere di qui. Che odio quando ci sono troppe strade da percorrere, non so dove andare per prima. Ci si è chiusi. Ci si sono chiusi, che strano. O c'è uno chiuso dentro. Vedete, di qua. Diciamo che non è per niente difficile. Se riuscite a muovervi agilmente, riuscite a fregarli tutti senza problemi. Un busto d'oro, che gran figata. Dio santo, io ho letto un commento di mia foto, pisciata la risata riguardo al nuovo Wolfenstein 2. Un tizio, vabbè, ha detto che la versione PC di Wolfenstein 2 ci sono dei problemi, no? Del tipo che non è molto ottimizzata, vabbè, ci sta. Poi ha detto, alcuni commenti dicono che dura poco, circa 15 ore. Cioè, no, c'è scritto che c'era, c'è scritto, il gioco è eccessivamente breve, 15 ore. Ma stai scherzando, 15 ore è breve? A parte che dipende da come lo giochi un gioco, ma già partendo dalle 15 ore non è breve proprio per un cazzo. Cioè, io gli ho scritto una risata. Fodero coltello più. Ah, quindi posso portare altri coltelli adesso? Credo di sì. No, sta cosa del coltello che viene lanciato e uccide subito mi piace un botto. Cioè, si è preso la scossa. È stupida. Figata!
Lo comanda. Oggi sono là questa. Oh, che schifo. Sì, sì, ciao. Ma non è morto, secondo me. Ma che bel robottone. Siediti, grande uomo. Liberiamo tutti. Hai capito, scienziato? Torniamo al campo e apriamo le porte del garage, rubiamo un veicolo e sfondiamo i cancelli. Andiamo! Mi sto arrapando. Fanculo, ho crepato però. Com'è che si sparava con la mitragliatrice? Sto stronzo lo muore. Aspettate. Ok, credo di avere la mitragliatrice, proprio che non mi ricordo come si spara. Boh. Di merda, che figata è però. Volete crepare? Schiacciato anche noi. Ciao. Come non me lo aspettavo che stavo per uscire da lì. Figlio di un cane! A carica, carica, carica! Ma che sta sparando ancora? Ok, fortunatamente si ricarica sto bestione, quindi non ho problemi. Ok. Io vi ripeto, alla mitragliatrice, ma non l'ho detto perché sono un genio. Ah, ecco, devo cambiarla. Ok. Questa è una mappa che... Tasti che non uso. Go, bitch, go! Cosa che devo proteggere? Da chi cosa? Ok. Da dove? Cade. Porca merda. Tutti?
Se ne salviamo due. Di merda, là è lo stronzo che mi spara un lanciamissili. Va da merda lì. Minchia, oh, mi ha rotto il cazzo e muori. Ah, un bel lanciggino. Solo con questo finire la guerra. Cioè, mi avrebbe fatto comodo nel nuovo Call of Duty, in Call of Duty World War II. Ho detto che era vivo. Odio fare i complimenti, ma comincio a comprendere l'utilità di un fisico da scimmione tuo, signor Blaskovic. Da Sikkad, dimmi, che cos'è? Da Sikkad è un'antica società mistica. Per millenni abbiamo agito nella massima segretezza fino ad ora. Che cosa fate? Pregate? No, no, Mamulu. Non preghiamo, inventiamo cose, Mamulu. La tecnologia sviluppata dai Da Sikkad è secoli avanti rispetto a tutto ciò che potete immaginare ed è molto pericolosa nelle mani sbagliate. I nazisti hanno trovato il rifugio. Rubato i nostri segreti, li hanno usati per vincere la guerra. Tutto quello che hanno ottenuto si basa tutto sulle nostre conoscenze. Ma quello non era l'unico rifugio. Ne abbiamo centinaia nascosti in luoghi segreti in tutto il mondo. Centinaia, alcuni piccoli e provvisori come quello trovato dai nazisti, altri con saloni ricolmi di conoscenza fino al soffitto, invenzioni incredibili. Cose che potrebbero sembrarvi magia. Ora io posso aprire per voi i cancelli di un simile santuario. Raggiungerlo sarà una vera sfida. Che cosa ci vuole? Beh, questo rifugio è nascosto sotto l'Oceano Atlantico. Sarà necessario un sottomarino che raggiunga grandi profondità, è tutto. Non possiamo rubare un dannato sottomarino nazista come se niente fosse. Vero? Io so come trovare un sottomarino, ma per funzionare il piano richiede questo aggeggio. Puoi sistemarlo? Signora, sono un ingegnere da Sikkad, posso farlo ad occhi chiusi. Bene, avremo anche bisogno di alcune aggiunte extra. Ti preparerò un elenco completo. Blaskovic, saresti così gentile da dargli una mano? Ok. Sehr gut. Mi occorrerà un kit da saldatura, per favore. Zì, padrone. Seth? Sì. Sto cercando di capire cosa facevi esattamente in quella tua organizzazione. Oh, Feder. Questo è un kit da saldatura. Toccare la mia piccola senza permesso, soldatino. Limitati alle pistole e a uccidere i nazisti. Che mi dici di te? Perché non partecipi alla lotta? Che lotta? La tua? Tu prendevi ordini dal governo. Il fottutissimo governo americano, che storia. All'inizio della guerra ci hanno supplicato, hanno spedito mio padre in guerra e non l'ho più visto. Poi la bomba ha colpito le nostre città e il governo è scappato impaurito. Quei bastardi si sono arresi, sai? I nazisti gli hanno chiesto di inginocchiarsi e il governo è stato ben felice di chinarsi a baciare il culo ai nazisti. Come se fosse la cosa più naturale del mondo, lo sai? Ho dovuto attraversare l'oceano per andarmene. Mi avrebbero gettato nelle camere a gas insieme a tutti gli altri. Tutto questo non mi riguarda affatto. Non è l'America per cui combattevo. Davvero? Quando ero piccolo, mia madre voleva portarmi al cinema. Ma dovevamo passare dal fottuto ingresso per gente di colore. Volevo un hot dog e una limonata, ma i cartelli dicevano che non si servivano negri. Sei un patriota? Sarai anche un fottuto patriota ammazza nazisti dagli occhi blu, ma resti una cazzo di marionetta per il governo. Sei tu negro? Il tipo di soldato che veniva incaricato dei linciaggi. Non ci arrivi, vero? Prima di tutto questo, prima dei tedeschi, prima della guerra, a casa, amico, eravate voi i nazisti. Oh, mamma mia. Attento.
come mi chiami? Violenza. Il linguaggio del governo. Non lo vedi? La vittima. Tutti fratelli e sorelle, non è vero? Ma spezzagli il collo. Ehi, soldatino. Inculati. Mi sta sul cazzo. Mi sta sul cazzo. Sto imbecille. Canta meglio di te, questo è poco ma sicuro. E suona meglio di te. Puh, che cazzo fa? Apri. No, drogato, ma abusa di me. In quel momento, scorse ciò che una mente libera poteva ottenere. Ciò che questo mondo aveva rifiutato. Affrontavo un viaggio mai visto. In quel momento mi trovavo ai piedi di Dio. Cazzo. Nuovo Jimi Hendrix lui, state ben attenti. Allora ce l'ho colato. Mi hai abusato di me, lo so. Ok, io tecnicamente set con i pezzi di cui avrà bisogno. Sì, però stavo suonando la chitarra e più in generale facendomi cazzacci miei. E questo? Scusa, i pezzi dove sono? Qualcuno sta studiando gli elicotteri. Non è bene. Mi dispiace, la mia fede nuziale, non la trovo, sono così maldestra. L'ho persa quando siamo tornati, non vale molto, ma è tutto ciò che mi resta di lui, del mio amato Sebastian. Sebastian Castellanos, per caso. Oddio. Aspetta, e questi? Sono pesati da 2 kg, dai, per non farmi ridere, sono sbia. Ancora in forma, vecchio. Sono pesati da 2 kg, ma dai. Chissà dove l'ha messa quella ritardata la fede nuziale. E che se non cerco... Ma c'è qualcosa qua? Ah, ok, vedo qualcosa di bianco, boh. Non vado di sotto. Sicuramente di sotto si trova qualcosa. Tipo la fede nuziale di lei. E questo? Oh. Che c'è, capitano? Sto cercando un saldatore, l'hai visto? Oh, sì, io stavo aggiustando il corrimano all'ingresso segreto della fontana e mi è caduto il saldatore in acqua. Non ho ancora trovato il tempo di recuperarlo. Magari potrebbe pensarci lei. Cerchi all'ingresso segreto della fontana. Il saldatore è caduto in acqua. Perché questo si è respawnato qui? Ehi, Jay, puoi passarmi quel cacciavite? Nessun problema. C'ha la mano da... Boh. Sembrava tipo avesse la chitarra in mano. E io volevo cercare anche l'anellino della stronzetta. Ci vorrà un po' perché non ne ho l'idea di dove potrebbe essere, quindi... Ma qui sento rumore di saldatore, però. Ah no, l'elettricità. L'ingresso segreto della fontana, dove cazzarola è? Ho trovato l'anello! Dal cesso, mica si è elevato per farsi un ditalino. Boh! Non mi viene altro da pensare. Sì, sono un maiale, lo so. Aspetta. Sì, poi... Mi spiace, amico. Non volevo distrarti dai tuoi pensieri. Ma devo passare da quella porta. Oh, prego. Sono pensieri che preferirei non avere. Spiacevoli, eh? Quando vedi tutto quello che ho visto io, è probabile che la tua mente si rompa come un uovo.
Perché a me non succede? O forse è già iniziato e io non lo so. Tutti cambiano. Non importa di che pasta sei fatto. Il punto è che dobbiamo cavalcare la cresta dell'onda, arrivare comunque dall'altra parte. E uccidere i nazisti. E uccidere i nazisti. Quando verrà il momento, verrò con te per celebrare. Contaci.